Buon pomeriggio dalla redazione di Per Sempre Napoli, il quotidiano collegamento con Castel di Sangro con il ritiro della squadra di Gattuso. In collegamento con noi, come sempre, Fabrizio Gerolla. Ciao Fabrizio, come stai? Buon pomeriggio Renato, buon pomeriggio a tutti da Castel di Sangro. Mi Tutto hai bene, detto? oggi è una giornata quasi piovosa, ma per Infatti fortuna questo ti stamattina, volevo chiedere. quando il Napoli si è allenato, si è ancora salvato, anche se non c'era il sole come di consueto è stato in questi giorni. Il tempo per domani, perché domani c'è l'incontro di calcio, come è previsto? Ma sai, in montagna le previsioni sono sempre un po' farlocche, comunque pare che non dovrebbe piovere, lo scopriamo poi domani pomeriggio, quando vedremo la partita dagli spalti. Sì, perfetto. Allora, con che cosa vogliamo incominciare questo collegamento? Ma guarda, io inizierei parlando di Petagna, perché se ti Sì. ricordi, ieri vi avevo detto aspettiamo Petagna, aspettiamo Petagna, Petagna non arriverà. Ha fatto il terzo tampone, è risultato negativo anche il terzo tampone, voi direte tutto a posto. No, una serie di esami che ha fatto per ottenere, diciamo, l'idoneità per aggregarsi al gruppo e per iniziare a lavorare, c'è qualcosa che non è andato bene. E quindi l'odissea di Petagna continua e si aggregherà al gruppo soltanto a Castel Volturno. Quindi Certo, non lo vedremo a Castel di Sangro. speriamo che ovviamente non ci sia nulla di serio. Vabbè, Petagna avrà tempo per potersi allenare con i suoi compagni. E poi c'è stata invece, come dicevi tu, la visita del cardinale, di Sua Eminenza, che praticamente ogni anno fa visita al ritiro e non ha incontrato la stampa, è vero? Sta mezza. Poi è stato un, non sappiamo perché, magari ritardi tecnici di qualche cosa. Seppe è arrivato, il cardinale Seppe è arrivato alle 11 insieme al vescovo di Sulmona, Sì. Monsignor Fusco, e si sono fatte le consuete foto di rito con De Laurentiis, con Gattuso, e poi al termine dell'allenamento che il cardinale Seppe ha visto a bordo campo, ha riunito la squadra intorno a sé e ha fatto la benedizione, la consueta benedizione che So fa tutti gli anni alla squadra. Anche incitato Gattuso, gli ha augurato in bocca al lupo per questo nuovo progetto, per questa nuova avventura e per cercare di ottenere traguardi importanti sia in Italia che in Europa. Quindi è stato un clima molto sereno, poi gli è stata consegnata la maglia nuova, quella della nuova stagione, con le firme di tutti i calciatori. Senti, vogliamo parlare un po' di questo articolo che abbiamo letto, scritto da Antonio Corbo, storica firma di Repubblica, che parlava di questa anomalia, di questo contratto di un anno di Gattuso, che cozza un po' con il passato, perché abbiamo visto Benitez, Sarri, Ancelotti, con proclami dovevano restare 10 anni, 15 anni, 20 anni a vita, addirittura comprarsi anche il Napoli. Invece praticamente Gattuso resiste ancora sull'Aventino, se così possiamo dire, e non vuole andare oltre quest'anno, a quanto pare. Sì, guarda, in questi giorni, quando abbiamo sentito parlare del Laurentiis in mille occasioni diverse, anche non legate al calcio, lui ha sempre parlato di progetto, progetto, progetto Napoli, Gattuso fa parte del progetto, il nostro progetto, però Gattuso ha detto a De Laurentiis che vuole a oggi un contratto fino a giugno 2021, poi se ne riparterà, e poi se ne riparlerà, senza clausole, come accennavi tu, i precedenti avevano invece sottoscritto una clausola, e quando Sarri se ne andò, questa clausola, se non ricordo male, era di 7-8 milioni di euro, 8 milioni mi pare, 8 è milioni. stata poi esercitata da De Laurentiis. Quindi mi verrebbe da fare una doppia considerazione, una più cattivella e una più benevola. Parto con quella benevola. Gattuso è una persona onesta, una persona seria, vuole fare questa stagione in tranquillità per poi sedersi con De Laurentiis il prossimo anno e magari decidere di spalmare il suo contratto, il suo ingaggio su tempi più lunghi. L'altra, quella più cattivella, magari Gattuso, finché non vede acquisti e la realtà di tante promesse fatte, non crede ancora oggi al progetto di De Laurentiis e quindi al progetto Napoli. Oppure praticamente non, per il momento lui vuole verificare che giocatori arriveranno.
probabilmente lui avrà chiesto, non so se sarà d'accordo su, il resto poi comunque è una linea societaria, se sarà d'accordo con l'eventuale cessione di Meret, l'eventuale cessione di Milik, di Koulibaly. In linea di massima abbiamo capito che non sarebbe in disaccordo su questo versante, però poi arriverebbero i giocatori che ha chiesto lui, questo lui vuole verificare, o non si sente, o non si sente, cioè nel calcio qua si parla di contratti a 5 anni che poi durano un anno, i giocatori se ne vanno, scendono, fanno clausole, non clausole, vengono pagati dalle altre società, lo stipendio viene pagato da De Laurentiis, le altre società pagano il resto, insomma i contratti sono molto anomali. Questo invece è talmente lineare che perciò forse dà da pensare. Cioè, io voglio stare un altro anno chiuso, cioè perché mi devo impegnare nei prossimi 3, 4, 5 anni quando probabilmente dopo la terza o quarta giornata potrebbe anche essere possibile andare via. Ma guarda, io credo, io ho suddiviso proprio il mio commento su una cosa maliziosa e una cosa più buona. Conoscendo Gattuso, credo che sia più la seconda. Nel senso, comunque, lui è una brava persona, si è fatto una stretta di mano con De Laurentiis, dice facciamo questa stagione, vediamo come va. Lui si prende la squadra da inizio campionato e non in corsa, come è Certo. stato il prossimo anno, quindi rischia, scusa, lo scorso anno, quindi rischia sulla sua pelle di dover dimostrare di essere in grado di tenere il Napoli nelle posizioni che merita. Ma questo nel Però ca certo che però un nel po' di calcio dubbio ci resta puzza, sempre su questo, perché poi se non gli forniscono giocatori per fare un campionato di vertice, magari poi non è tutta colpa di Gattuso, Certo. ovviamente. Però questo non potrebbe poi rappresentare un elemento negativo nella testa dei giocatori, cioè il fatto di non sapere, cioè se De Laurentiis ha fatto un progetto, allora Insigne lo ha abbracciato perché Insigne rimane qua, Mertens lo ha abbracciato perché rimane qua, vabbè loro restano qua perché stanno a Napoli, ma comunque altri calciatori si impegnano e poi c'è questo punto interrogativo, ma chi poi sarà l'allenatore dell'anno prossimo? Questo potrebbe in qualche modo inficiare, secondo te? Io nella testa dei calciatori potrebbe sicuramente inficiare qualche cosa. Poi, sai, saranno i risultati delle partite che vedremo all'inizio campionato in avanti a rasserenare magari tutti, perché poi comunque se con Gattuso, che ha anche solo un anno di contratto, che vuole solo un anno di contratto, il Napoli gioca bene e vince, secondo me queste paure scompaiono, nessuno se le ricorda e finiscono in un cassetto. Potrebbero tornare. Quindi se qualcosa non va bene, questo è Certo, ad esempio probabile. noi ricordiamo, te lo ricorderai anche tu, quando Sarri disse adesso devo guadagnare, ora devo guadagnare di più, dopo il brillante campionato in cui diciamo, la Juventus vinse e il Napoli lo perse in albergo, come disse Sarri. Invece Gattuso sembra proprio che l'argomento soldi non gli interessi proprio, a Beh, meno che sai, non ha un credo altro che, disegno. scusa Renato, tra Gattuso e Sarri, credo che ci sia un abisso da un punto di vista di portafoglio di conto in banca enorme, perché Sarri è arrivato tardi nel calcio, molto tardi. Gattuso ha giocato per 15 anni, 20 anni ad altissimi livelli e con ingaggi importanti già come calciatore. Quindi no, non penso che oggi per Gattuso sia un problema economico, sia forse più che altro un problema di capire di stare nel posto giusto e poter lavorare per quello che lui ha in testa. Forse magari Gattuso vuole anche testare il presidente De Laurentiis, perché è noto a tutti che il presidente De Laurentiis è un po' fumantino e cerca sempre di mettere becco su tutto. Quindi magari Gattuso vuole anche capire se avrà davvero quella libertà che gli è stata promessa, oppure se ci saranno delle imposizioni che lui difficilmente gradirebbe, Certo che perché comunque Ringhio. sembrerebbe, Gattuso sembrerebbe sotto questo aspetto un corpo estraneo al calcio, perché se poi tu dici Sarri ha guadagnato però negli ultimi anni con degli exploit clamorosi ma meritati, se noi prendiamo Ancelotti che comunque ogni anno prende uno stipendio, un ingaggio sempre più alto rispetto a quello precedente, cozza proprio, cioè è evidente il divario tra i due.
Ancelotti ha raggiunto, secondo me, la vetta. Gattuso non ancora, ma è proprio Gattuso proprio è spinto da altri criteri, da altri pensieri. A meno che È non spinto abbia dalla in sua mente. passione per il calcio. È spinto dalla sua passione per il calcio. Lui deve dimostrare che può essere anche un buon allenatore, un ottimo allenatore, quando è stato un buon calciatore. Perché ricordiamo, Gattuso non è stato un fenomeno. Certo. Era però un ottimo calciatore, un ottimo interditore, un mastino del centrocampo. Quindi lui vuole dimostrare di poter essere, come magari lo è stato Conte, un giocatore non eccelso, non un fuoriclasse, un campione sì, ma un fuoriclasse no, ma poi come allenatore ha dimostrato di comunque di vincere, non Certo, dappertutto, ma quasi dappertutto. Quindi brevissimamente, perché siamo in chiusura, è il pensiero, un pensierino alla nazionale sulla latte Gattuso. alla panchina della nazionale, Sì, tu dici? E sì. beh, io penso che come tutti gli allenatori, il sogno sia poi arrivare ad allenare la nazionale, no, Renato? Dipenderà molto dal suo percorso con il Napoli. A Milano lo rimpiangono tutti i tifosi, ricordiamocelo, e Sì. quindi aveva fatto bene con quel poco che gli era stato messo a disposizione in uno sfacelo societario, in un momento bruttissimo. Io penso che, come abbiamo detto diverse volte, lui possa fare molto bene e lo vedremo Perfetto. sicuramente dalle prime giornate di campionato. Comunque. Tutto si ruota attorno a questa vendita di Koulibaly che non è ancora andata avanti. Quindi, se Koulibaly viene ceduto, ci saranno i soldi per fare tutta una serie di operazioni. Milik pare che abbia detto di sì finalmente alla Roma, quindi questo spoccherebbe l'operazione Under che arriverebbe a Napoli. Ci sono tante cose che ruotano intorno all'operazione Koulibaly. Finché non si blocca quello, abbiamo poco sul mercato del Napoli da raccontare. Perfetto. Senti, Poco o Fabri, nulla. allora noi abbiamo chiuso, abbiamo finito. Ci rimandiamo a domani. Eventualmente, se c'è qualche altra notizia, facciamo una seconda diretta. Di Certamente, nuovo ti Renato. ringraziamo da Napoli. Dimmi, No, ti volevo solo dire, domani c'è la Michele col Teramo, società di Serie C. dimmi. Sì. Quindi sicuramente faremo poi magari un pre-partita e magari farò io Perfetto. una diretta per raccontarvi com'è andata Sì, questa amichevole col Teramo. sì, sì. Ricordiamoci che poi sabato avremo un'esclusiva da mandare in onda per Ma non soltanto per i diciamo tifosi quale, non diciamo napoletani, quale. un'esclusiva nostra, una Sì. cosa molto interessante che è stata fatta nei giorni precedenti qui al ritiro del Napoli e speriamo che piaccia alla gente. Ricordiamo che il Napoli, finita la partita, non dormirà più a Castel di Sangro, ma domani salirà sul pullman e tornerà a Castel Volturno e poi i giocatori dovrebbero avere un L'ultima giorno di cosa, libertà. l'orario della partita? Orario della partita è 17:30. Perfetto, ok. Allora da Napoli salutiamo Fabrizio Gerola per sempre Napoli e alla prossima. Ciao Fabrizio. Ciao a tutti da Castel di Sangro, Fabrizio Gerola, a voi la linea. Ciao.